Proclamare la vita buona del Vangelo in Messico può costare un prezzo molto alto, fino alla morte. Il paese latinoamericano, infatti, nel 2014 si è rivelato la terra più pericolosa per gli operatori pastorali. Dei 26 uccisi durante l'anno in tutto il mondo, 5 sono stati trovati morti in Messico. Solo nello stato di Guerrero ogni vita che testimonia l'alternativa al crimine dei narcotrafficanti e dei politici conniventi viene fatta sparire e in alcuni casi il corpo viene ritrovato in fosse comuni. È stato questo l'amaro destino terreno di Don José Acuña Osorio, Don Gregorio López Gorostieta e di padre John Seniondo, missionario combuniano, una consacrazione ugandese spesa per il Messico. Per quanto riguarda la nazionalità, ancora il Messico e l'Italia sono le terre che hanno donato più vite alla causa del Vangelo. 4 i messicani, tra cui proprio i sacerdoti diocesani Don José e Don Gregorio, e 4 gli italiani vittime della follia di violenti. Don Lazzaro Longobardi, trovato morto il 3 marzo scorso nella canonica di San Raffaele Arcangelo a Sibari, in provincia di Cosenza, e poi le 3 missionarie saveriane, Lucia Pulici, Olga Raschietti e Bernadetta Bojan, trucidate a Bujumbura in Burundi tra il 7 e l'8 settembre. Sempre nel 2014 ci sono state anche vite spese fino alla morte per servire malati condannati dall'Ebola. Solo in Sierra Leone, tra religiosi e laici della famiglia dei Fate Bene Fratelli, sono stati 18 i cosiddetti martiri della carità.